Anticipazioni Un posto al sole, Lara avvelenata in carcere. Un posto al sole sta regalando tanti momenti emozionanti e pieni di tensione al pubblico. Come ormai i fan si aspettavano da tempo, per Lara è arrivata la resa dei conti. Dopo tutti i crimini commessi, la donna è stata finalmente arrestata e trasportata in carcere. La sua storia però non è affatto finita in questo modo. Infatti, come svelano le anticipazioni, Lara fa tutto il possibile per tornare in libertà ed effettivamente sembra essere in procinto di riuscirci. Dopo essersi difesa, ha avuto la possibilità di uscire dal carcere in tempi brevi. La donna dichiara di essere una persona diversa e di essere pronta a tornare alla sua vita, oltre che ad occuparsi al meglio del piccolo Tommaso. Queste notizie giungono anche all'orecchio di Marina, che non ha nessuna intenzione di accettare che, dopo tutti gli sforzi fatti, Lara possa tornare in libertà così velocemente e riprendere il suo posto. Marina quindi decide di passare all'azione con uno scopo ben preciso. Intende liberarsi per sempre della Martinelli, e per farlo è necessario eliminarla. Quindi, mentre Lara pensa a come agire una volta uscita di prigione, Marina porta avanti il suo terribile progetto per far uscire per sempre Lara dalla sua vita, e da quella di Roberto Ferri, oltre che del piccolo Tommaso. Marina decide di mettere in atto il suo piano. Come svelano le anticipazioni, decide di rivolgersi a Gabriella, una detenuta che si trova nello stesso carcere di Lara. Quest'ultima è una vecchia conoscenza di Marina e, quando lei le spiega la situazione, Gabriella decide di intervenire per aiutare l'amica. Secondo le indiscrezioni che stanno trapelando, Gabriella riesce ad ottenere del veleno, probabilmente anche grazie all'aiuto esterno di Marina. Quindi, Lara ingerisce queste sostanze pericolose, forse con una bevanda o proprio nel cibo che le viene portato in carcere. La Martinelli quindi inizia ad avere dei gravi sintomi e viene subito trasportata in ospedale. Dalle anticipazioni non appare ancora chiaro se Lara sia destinata a perdere la vita, ma probabilmente le cose non andranno così. Se la donna dovesse essere trasportata in ospedale, però, in tutta probabilità i medici scoprirebbero del suo avvelenamento. Forse Marina potrebbe essere in pericolo perché qualcuno potrebbe ipotizzare il suo coinvolgimento. Di sicuro nel corso delle prossime puntate l'attenzione rimane puntata sia su Lara sia su Marina. Voi che cosa ne pensate? Vi aspettavate questo colpo di scena e secondo voi che cosa succederà alla fine a Lara? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.